Buongiorno, buongiorno dalla mini Lapponia. Si parte per una nuova avventura. Devo dire che l'aria è fredda. Fredda. Tagliente. Avrò ospiti. E mi divertirò. Questo perché il mio losco piano di oggi prevede di portare il buon Giuseppe, che già gridava quando l'ho portato a Montestella. Prevede di portarlo ad Antin Domancino. E ha detto ieri sì. Andiamo presto che a mezzogiorno mi mangio la pasta col sugo. Azzu ta mangiamo la pasta col sugo, azzu ti cala proprio, accompagnata da una flebo corposa, gusto rotondo, che va bene anche con delle carni. Strano. Ah, giovato fettina. No, veramente locale. E che Mente vita locale. abbiamo? Mannaggia, te hanno una bella casa oppuleta in memoria di Garaffa Giuseppe. Così non ti riposi, così ti sforzi più. No, mi riposo un'altra cosa. Ah, buono. Mi riposo oggi. Il deretano. Non ti preoccupare che a mo ti alzi spabbi. Ma dove vai? Ma io che ti disse? Che ti disse io? Io che ti disse? Riposati. Tu. Oh, come va tu? Vai. E chi stai a Acili? Sì. Ma ti pure la storia. A te la come vuoi. Sì, vai, vai. Menta prima, se non l'ha già. Comincia a guardare la rotta avanti, non che da retro. Non è sgonfio, vai. No, è brutta vista. Guarda supa. È solo un sogno. È solo un sogno. Adesso mi sveglierò. E sarà tutto finito. Sarà tutto finito. No. No. Oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no. Giuseppe, tanto sì, la croce. Tanto, o tu hai o tu hanno, signor da croce, quindi. Sì, un frutto con la muffa. Ma che fai, pedali a rallenti? Cosa fa se Giuseppe morì? No, ancora è vivo. All'ultimo vai a Juvigny un cerazzo, una cupolina da casa fotografia. Giuseppe, raccontaci questa tua prima salita all'antenna. Vissuta come se fosse l'ultima l'ultima da salì. Ho pensato di morire. Ammira la bellezza della natura. E che vorresti dire? Mi stai aiutando il polmone. Un uomo vaga solitario per i boschi. Ah, una luce in fondo al tunnel. Assoluta di un uomo in preda alle convulsioni, le prime allucinazioni. Ti sbrighi. Ma tu vuoi portare?
cammina. Dai. Guarda che si vede qua. Sì, tutto tu. E vedi Simba. Guarda Simba, buongiorno, tutto questo sarà tu. Ma che cazzo fa? Allora, beh ragazzi. Sinistra. Occhio a quello che fate e freni se andavo lì. Come andavo un attimo, sì. Passa, passa, vai. Non ci vengono colori se vedo. Occhio e freni. Ah, è tosta, eh? Vai largo e poi giri e libera. Se ti parte la rotta avanti, sa dove arrivi. Aspetta Nicola. Se fa a sinistra è libera. Bravo Contrado, bravo. Vai. Tu i bracci andavano in uso, andavano ammortizzi su quei bracci. Attento ai petri petri, eh? Aspetta. Stai su per sinistra e poi c'è la scusa in piedi, aspetta Nicola. Vai lì. Attento sto pezzo, attento sto pezzo qua. Sì, aveva per sotto, ma attento sto pezzo. Aspetta a Nicola. Ripartenza, vai. Attento. Guarda la cazzo va, si invia tosto.
Guarda se si muove a cavo social media manager. Dai! Immancabile birra. Come ti senti, dici? Raccontaci. Well, giro finito, 54 km. Abbiamo portato il novizio verso quella che è una delle tappe più impegnative, secondo me, nella nostra zona. Dopo soli 2 mesi di mountain bike è un risultato, secondo me, ragguardevolissimo. Certo, non è che è facile arrivarci, ma non è facile neanche per me. Quindi, secondo me, è un grandissimo risultato. Discesa poi, devo dire che sì, ok, c'ero io che magari davo qualche consiglio, stai attento qua, vai piano lì, però dai. Alla prossima.